in collaborazione con Amici sportivi, buonasera, ben ritrovati. Primo appuntamento della settimana con Zona Mista News. Salernitana, metà strada tra il mercato e la ripresa del campionato, cominciata la settimana tipo per i Granata di Stefano Colantuono, che si stanno preparando all'esordio, al girone di ritorno, dopo il giro di boa contro il Venezia sabato prossimo allo Stadio Arechi. Ma naturalmente siamo in tema di calciomercato, di mercato di riparazione, e impazzano le le strategie, le operazioni, le illusioni e soprattutto gli obiettivi da parte Granata, ma soprattutto da parte della Salernitana, ma naturalmente anche da parte di quelli che sono tutti gli altri club, le potenziali concorrenti del club Granata. Bisognerebbe capire e stabilire concorrenti per cosa, per quali obiettivi. Sta di fatto che sono tante le operazioni, soprattutto in uscita. La Salernitana ha fatto capire a chiare lettere che dovrà necessariamente sfoltire o provare a sfoltire la rosa per eventualmente arrivare a qualche giocatore, però intanto i pezzi pregiati della Salernitana sono attenzionati e non poco da altri club cadetti e non solo. La notizia di oggi è quella di Boris Radunovic, che piace tanto al Benevento. Intanto si profila un doppio scambio con l'Alessandria, quindi la Salernitana che pescherebbe nel mercato di terza serie, perché Thiago Casasola sembra ad un passo, così come Bellomo, trequartista, il primo difensore, che dovrebbe accasarsi alla Salernitana previo un doppio scambio. Si era parlato di Perico, la notizia dell'ultima ora è quella di Antonio Zito, che sarebbe stato proposto e sarebbe una contropartita tecnica gradita all'Alessandria. Oggi è stato ufficializzato Ciccerelli al Pordenone. Sarebbero tantissime le notizie, ma naturalmente non voglio bruciare e non voglio rubare troppo spazio al nostro gradito e illustre ospite. Buonasera a Pasquale Gallo, dire agente FIFA è dire poco. Operatore di mercato, esperto di calciomercato, quanto questo mercato è distante dalla tua forma mentis in pochi secondi, Pasquale? Hai dato già la risposta. Immaginavo. Molto, molto lontano. Quest'anno, questo gennaio, un po' si ammorbidisce la pena a causa dell'interruzione del torneo, dei vari tornei, che si sono differiti un po' di una settimana rispetto tra la Serie A e la Serie B, sì. Esatto. E quindi si avverte di meno questa pagliacciata, che io così definisco, perché in pieno, lo ripeto, tutti gli anni, però credo che stiano prendendo dei provvedimenti per l'Inghilterra può fare da battistrada. Allora no, io volevo dire questo. Sì, voglio dire precisamente una cosa. La pagliacciata che in pieno campionato un mercato di riparazione, che pochi sanno fu inventato, adesso è diventato più famoso perché ha fatto un anniversario di Domenico Modugno, per i suoi 90 anni eventualmente fosse esistito. Raimondo, il principe Raimondo Lanza di Trabia, inventò con Viani, ex allenatore della Salernitana, che disse Gipoli. No alla Juve, sì. E Paolo Mazza, il grande Paolo Mazza della Spalla, diede la vita all'hotel, al calciomercato, all'Hotel Gallia. Non l'avessero mai fatto, perché da quella genialità del principe Raimondo Lanza di Trabia si è arrivata ai giorni nostri, che invece di fare un mercato di riparazione, si dice riparazione quando sì, qualcosa non va perché è un infortunio, una cosa, io devo sostituire uno o due pedini, non è che devo rifare le squadre, e durava 7-10 giorni a novembre. Cioè il tempo di andare in ritiro, fare il solito percorso pre-campionato e poi a novembre già avere un destino dal 7 di novembre al 31 di maggio. E quello significa avere regolamenti seri e compagnia bella. Ora, tutto questo che vuol dire? Quando io sento i mercati di B e di C, ma finanche quello di Lisandro Lopez, che non trovava posto neanche in panchina più al Benfica, e vedo esultare l'Inter per questo acquisto, senza giudicare il calciatore, che non lo ricordo neanche perfettamente, mi sembrano quei passaggi veramente per fare un po' di
movimenti. E la Salernitana? In tutto per quanto riguarda la Salernitana, io non vedo come il giudizio o la prognosi, diciamo. Da dottore sei abituato, ecco, a parlare. La prognosi possa modificarsi per un piccolo intervento chirurgico. Cioè la prognosi era benigna prima e benigna adesso. Per benigna intendi pleocca? Bisogna intendersi, bravo, ormai mi conosci a memoria, bisogna intendere cosa significa prognosi benigna. C'è chi tra non, come dicono tante, correnti di pensiero, che qua quando anche si cambia un allenatore si parla, ci sta una corrente di pensiero. O scuola di pensiero. No, quelle facevano parte dei socratici, e presocratici. Lasciamo stare, stiamo parlando di allenatori, per esempio. Se la prognosi era benigna prima, nel senso che la Sedana potesse sperare in un percorso di continuità per raggiungere i playoff, benigna era e benigna sarà. Certamente, l'hai detto tu, per la Salernitana credo che sia più importante lo sfoltimento, perché ci sono molti... 31 giocatori sono E quindi non si possono avere, e poi quel paio di innesti che da quanto... Secondo te, Pasquale? Dove necessita? Io non so, il portiere non lo so giudicare ancora perché l'ho visto un paio di volte. Quale adesso? Quello attuale. Poi parleremo, anzi pregherei già di cominciare ad approntare il collegamento, perché insomma la notizia di oggi è che Radunovic, il portiere titolare preso in prestito dalla Salernitana, dall'Atalanta, è attenzionato dal Benevento. Il Benevento sembra aver messo in uscita Brignoli, Belec non gli dà particolari garanzie e De Zerbi ha messo gli occhi su Radunovic. E non c'è gioco allora non c'è partita. Tu dici Radunovic va via? No, dico, se ha messo gli occhi... Il Benevento, insomma, non è povero. E da questo punto di vista, quindi, è una trattativa che potrebbe andare in porto. In questo però, caso, certamente, certo, potrebbe anche andare in porto per giugno. Potrebbero anche esserci delle basi che non si concludono perché la Salernitana non può... Ma in questo caso la Salernitana, che è club, diciamo, ospitante, perché ha preso in prestito il giocatore, ha un vincolo di frenare o meno la trattativa, o il Deus Ex Machina e l'Atalanta proprietario del cartellino? Innanzitutto bisogna vedere, cose che io non conosco assolutamente, i documenti e cosa c'è scritto e quali clausole ci sono. Questo io non lo so, ma certamente anche dal punto di vista decisionale, oltre che regolamentare, a cui tu anche fai riferimento, però dal punto di vista etico, morale, insomma, decisionale, eccetera, io credo che l'Atalanta debba dare l'ultima parola. Ora l'Atalanta, e ovviamente qui dici giustamente la tua esperienza, dici club di Serie A, Benevento, valorizzazione, l'Atalanta che insomma non è orba su certe, diciamo, cose. Diciamo che l'Atalanta, che dopo la Juventus io considero la migliore società d'Italia, perché io questo l'ho detto. L'ha definita una realtà l'Atalanta. No, ma è una realtà come io vado dicendo da quando ho conosciuto la famiglia Percassi, che per me sono dei familiari dal punto di vista della stima e della conoscenza. Ma so come opera Sartori. Avete mai sentito un'intervista di Giuntoli, Sartori, Paratici? Difficilissimo. E sono quelli che lavorano. Cioè, ma non con questo, io ho detto tre nomi, ma insomma, Giorgio Perinetti ha il suo valore. Non è che mi metto a fare un elenco, però dico coloro che veramente sono talmente capaci. Il Chievo Verona è un esempio di come da 30 anni un quartiere tra Serie B e Serie A, tra Serie B e Serie A, più Serie A che Serie B, perché al di là di tutte le sciocchezze che io sono costretto a sentire, oltre al calciomercato invernale, oltre al fatto del... Hai sentito, no, che il calcio estivo lo vogliono ridurre per fine luglio? Sì, sì, sì. È già, per me è troppo fine luglio, certo. Però va già meglio. Ma non so, uno fa la preparazione e non sa, e fa casino negli spogliatoi. Non è possibile. Quindi, concludendo,
l'Atalanta certamente Radunovic lo tiene attenzionato. E allora, dovremmo avere in collegamento telefonico Massimiliano Mogavero, amico e collega del Sannio Quotidiano di Benevento. Lo abbiamo strappato ad una cena di redazione, Pasquale, quindi ancora di più che alla griglia da preparare del giornale che andrà in edicola domani. Massimiliano, buonasera, ci sei? Ciao Eugenio, ci sono, nonostante la cena ci sono. Nonostante la cena, io ho avuto esplicite indicazioni da parte del direttore di tenerti il più a lungo possibile in collegamento perché ti rubano tutto sotto il piatto. Battuti a parte, insomma, trattativa Radunovic. Pasquale Gallo, nostro gradito ospite, ha parlato, insomma, dicendo che se il Benevento lascia libero Brignoli e De Zerbi e soprattutto il club sannita ha messo gli occhi su Radunovic, il portierone under 21 serbo sembra già avere la valigia dietro l'angolo. Che ci dici? Sì, è una vecchia idea di mercato che è tornata d'attualità proprio in queste ore, nelle ultime 24 ore. E il motivo è molto semplice, purtroppo si è complicata la cessione di Armenteros per via di alcune questioni burocratiche, e quindi il Benevento adesso ha la necessità di liberare dei posti in lista. E l'idea è proprio quella, magari, di trovare una sistemazione a Brignoli con chiaramente l'ok della Juve, che resta titolare del cartellino, e propendere per un portiere under come vice Belez. Radunovic risponde appieno a questi criteri, quindi è un giocatore che tra l'altro la società giallorossa aveva già attenzionato la scorsa estate, salvo poi cambiare idea in corso d'opera con il giocatore che preferì andare a Salerno anche perché aveva evidentemente più chance di giocare, e quindi adesso potrebbe riaprirsi questa pista. Massimiliano, hai parlato di ipotesi di secondo. Le indiscrezioni che mi arrivano è che Radunovic si giocherebbe il posto con Belec, che pare non abbia convinto più di tanto, tant'è che questo valzer di portieri tra Brignoli e Belec, pure durante il campionato del club sannita, non hanno contribuito a blindarlo in porta. Non sei d'accordo? Assolutamente, il portiere è stato uno dei grandi problemi di quest'anno, quindi non escluderei il fatto che Radunovic possa venire nel Sannio a giocarsi il posto da titolare. È chiaro che in questo momento Belez è il titolare, certo. Però Radunovic, magari dimostrando in allenamento il proprio valore, potrà sicuramente contendere una maglia da titolare al portiere sloveno. Ripeto, è una trattativa che si sta sviluppando proprio in queste ore. Ci sono dei contatti con l'agente del calciatore, che è Mario Giuffredi, anche perché ha anche tra i tanti giocatori in scuderia, Mushai, mi pare, no? Sì, esatto, quindi le parti stanno parlando anche dei due giocatori, proprio perché Mushai ha un accordo di massima con il Bari, il Benevento sta facendo un po' di resistenza. In realtà già la prossima qualcosa potrebbe sbloccarsi in quel senso. Massimiliano, noi ti sentiamo a tratti, evidentemente è la linea che è inficiata dalla cucina, ti lasciamo alle tue pietanze tipiche del Sannio, che sono, insomma, sicuramente di altissimo livello. Tra l'altro, Pasquale, è il Sannio o è la cena? No, è il Sannio. E tu hai detto la cena. Come la cena? Ah, la cena. Tra l'altro, Sannio, patria di grande gastronomia. Massimiliano, ti ringraziamo. Naturalmente, magari ci sentiamo in questi giorni per le ultimissime sulla ipotesi di un trasferimento di Boris Radunovic alla corte di De Zerbi. Grazie, Massimiliano Mogavero del Sannio. Ci ha già salutato, era già in cucina, Pasquale. Tantissimi messaggi, cominciamo ad evaderne perché volevo dirne solo un piccolissimo. Prima che dici, un blitz lo faccio io a te. Io credo che Radunovic, se dovesse andare, se la gioca con Belec, potrebbe fare il titolare, ma partendo dal presupposto che dovesse arrivare in punta di piedi, meglio per te un'ipotesi di secondo in Serie A o un ballottaggio, perché a questo punto ci sarebbe il ballottaggio con Adamonis in Serie B a Salerno? No, io dopo aver sentito l'intervista all'amico di Benevento sto cambiando idea. Se fossi Atalanta e se fossi Radunovic, cambierei idea, lo lascerei dove sta, a Salerno? Ma per un semplice motivo, perché prima avete detto Belez Brignoli non hanno convinto nessuno. Quando c'è competitività tra i portieri, non va bene per nessuno dei due. Allora tenete presente il caso Stracoscia Terracciano. Verissimo.
Verissimo. Il caso Stracoscia De Gacciano è la dimostrazione che da quello che mi hanno insegnato negli ultimi 40 anni i grandi uomini del calcio, proprio il portiere non deve avere competitività. Sono d'accordo. Ci sono stati infatti i più grandi portieri che si sono scelti i dodicesimi. Il dodicesimo, in un'epoca in cui c'era il ragionamento, la logica nella società, no, e non cambiavano il finale della Carmen, questo tra parentesi. A proposito di gastronomia. No, a proposito, non cambiamo, perché andiamo nell'illogicità proprio per dimostrare le proprie tesi. Io lo lascerei a questo punto a Salerno, perché Radunovic, come tutti i portieri, devono avere la tranquillità del loro posto, devono andare se non nessuno dei due rende. Questo è la riflessione. Pasquale, devo evadere tanti messaggi per te. Partiamo da Nico, ci saluta a distanza dei mesi di lavoro, mi consente di tornare a scrivere questa fascia oraria. Domando a Gallo, non trova incoerente prendere Colantuono e poi non fargli la squadra da quarto, ottavo posto? Siamo a pochi giorni dalla ripresa del campionato e a quasi 20 giorni dall'inizio del mercato. Acquisti uno certo, Palombi, che ci ha accettato dopo 6 mesi di rifiuti, e due probabili, Casasola e Bellomo, neanche titolarissimi in Serie C. Per me poco, pochissimo. A questo punto mi tenevo Bollini, che con 2-3 giovani stile Minala sprocati dell'anno scorso i playoff te li avrebbe assicurati. Pasquale. Io rispondo a Nico come ho sempre fatto negli ultimi 30 anni. C'era la continua disputa del Rosso Colomba, adesso Bollini o Colantuono, ma Bollini si è messo in gioco a Salerno perché fino a Salerno non aveva avuto responsabilità dirette. E poi sono sempre decisioni che partono dal patron della Lazio. E adesso c'è Colantuono che viene a Salerno, ma il Colantuono che io ho conosciuto a Bergamo molto bene per anni, che è un ottimo allenatore, però per venire a Salerno, avendo fatto un maggior numero di punti a suo tempo proprio con lui, l'Atalanta, 3 anni fa, se non sbaglio 3 anni fa, vuol dire che si è venuto a Salerno che si sta rimettendo in gioco anche lui, perché anche lui ha avuto qualche vicissitudine, per esempio a Bari. Sì, l'anno scorso. Quindi dire è venuto Colantuono adesso, ma non è che noi stiamo parlando di Capello che accetta la nazionale italiana e dice adesso vogliono fare le cose sul serio. Con Colantuono sicuramente Colantuono farà le sue richieste, ma non credo che queste siano dirimenti o la società debba sottostare. Io credo che invece un programma comune l'abbiano fatto, sicuramente. I nomi non li conosco perché non sono invadente. Li faremo dopo, in dopo casa mia. Dopo faremo i nomi, anche i cognomi. Ovviamente. Però cioè l'equazione, arrivato con Colantuono, gli devo dare i giocatori da quarto, ottavo posto. A gennaio non si fa il mercato che cambia la storia dell'annata. È un mercato di riparazione, se la struttura è stata pensata bene ad agosto, allora ci sarà un grosso girone di ritorno. Se non c'è la struttura di base, questi cambiamenti servono solo per mettere ordine nelle gerarchie, in chi è insoddisfatto, chi vuole andare via o chi è infortunato. Noi invece dobbiamo fermarci per un attimo, pochi istanti di pubblicità, subito dopo i comunicati commerciali, la seconda parte di Zona Mista News, in cui vi parleremo delle ultimissime, della trattativa in atto per arrivare a Thiago Casasola e probabilmente a Bellomo dell'Alessandria, con due contropartite tecniche in compagnia di un esperto di mercato come Pasquale Gallo. Restate con noi. Parte di Zona Mista News in compagnia di Pasquale Gallo, impazza il calciomercato. Intanto breve parentesi di natura tecnico-tattica: domani la Salernitana sosterrà una sgambata di allenamento in amichevole al Campovolpe, rigorosamente in clausura, rigorosamente a porte chiuse. Non siamo a Monza, hai detto clausura, in quel caso la Monaca, che pure tanto di clausura non era. In questo caso la clausura, almeno le porte sono chiuse in casa Granata, ma anche questa non è una novità, è sempre un piacere avere Pasquale Gallo, perché si spazia a 360 gradi, poi mi scatena delle battute che rischiano di essere quasi da osteria. No, però... ma io c'è un programma che vedo su una TV napoletana, si chiama Ultimo Stadio, lo vedo di notte in replica,
ma mi piace come fa l'ironia sul calcio e sulle cose del calcio, perché cosa, parla calcio, è bellissimo, perché sulle parole, gioca sulle parole, è una trasmissione fatta solo così. Che è forse questo è anche tipo, il sale del calcio. Sì. Venendo al calcio giocato, breve parentesi, sabato contro il Venezia allo stadio Arechi, Colantuono giocherà con la difesa a 3, 4 riferimenti a centrocampo e probabilmente un tridente camaleontico con uno dei due esterni che si arretra per cambiare eventualmente spartito tattico e spostarsi dal 3-4-3 al 3-4-1-2. Sta meglio Bernardini. A questo punto il ballottaggio tra Radunovic, che pure sta bene anche se ha effettuato sedute di lavoro alternate, con Adamonis è concreto, probabilmente anche per logiche di mercato, mentre Sprocati sembra certo di una maglia e ballottaggio sugli esterni. A proposito di esterni, tornando al mercato, tanti messaggi al nostro sito internet tvgsaleno.it al link zona mista news. Salernitano 1919 ci chiede per Marotta e Gallo, perdonatemi, ma Colantuono sta facendo vendere tutti gli esterni quando in rosa due dei 5 calciatori più forti li abbiamo in quella zona di campo, mi riferisco ad Alex e Sprocati. Sbaglio, il mister in conferenza disse che si sarebbe adattato agli uomini. Trovo folle sacrificare Alex direzione Alessandria ed aver già sacrificato Gatto, ottima riserva e legato alla maglia. Io di Alex in direzione Alessandria non ce l'ho, abbiamo Zito che vi abbiamo anticipato in direzione Alessandria, però insomma un commento da parte di Pasquale sulle, io credo che anche, ecco, rispetto al passato, ti do un input, mentre molti allenatori a gennaio, e in un certo senso contravvenendo a quella che era la tua, non contravvenendo, in antitesi con quella che è la tua opinione del mercato di gennaio, sì, dicono io gioco con questo modulo, faccio il mercato di gennaio in questo modo. Posso dire che Colantuono da questo punto di vista si sta dimostrando molto molto più esperto e cauto, cioè dice... Lui era partito dicendo io gioco a 4, si è reso conto che in questo momento non può giocare a 4 ma gioca a 3, e soprattutto il mercato non lo fa in funzione di una sua idea, un suo criterio, in funzione di quello che riesce ad attingere la Salernitana. Una volta chiuso del mercato tira le somme e capisce e stabilisce come giocare. Pasquale. Insomma, questa è una vecchia storia, questa favola di quanto incide un allenatore, chi il 5%, il 10%, il 20%, chi addirittura si deve portare i giocatori, addirittura l'allenatore si porta i giocatori da casa e poi se li riporta a casa, ma sono tutte fandonie che vivono da 50 anni, è stato spiegato letteralmente che le società serie hanno come dipendente di lusso e re nel rettangolo di gioco l'allenatore. Al di fuori del rettangolo di gioco esistono le società che con il loro scouting fanno mercato per capitalizzare al massimo gli investimenti. L'allenatore che viene assunto dopo un colloquio in cui si presenta il proprio capitale e si chiede come lo vede, come vorrebbe giocare e via dicendo. Fatta questa premessa, cadono tutte le altre ipotesi. Un allenatore che si presenti a me, Pasquale Gallo, presidente della Pro Chiuppese, e mi dice io gioco con questo modulo, dice arrivederci e grazie, lei a casa sua gioca con quel modulo vuole. Invece apprezzo molto e mi dà fiducia sapere e apprendere che il mister voglia giocare con una difesa 3, perché io l'ho pensato fin dall'inizio di questo campionato che quando le difese, e ce ne sono tante in Italia in Serie A, e non vanno, Gasperini è uno dei più grandi che noi abbiamo, perché schiera da una vita il 3-4-3, che è un modulo usato da pochi, mentre invece è eccezionale. Allora mi pare che si voglia avviare sulla stessa strada. Sì, allora, sì, se noi abbiamo a che fare con Mantovani, Bernardini, Schiavi, insomma, e nello stesso tempo avanziamo Vitale sulla fascia mediana, e poi in porta mettiamo la sicurezza di Radunovic, io al di là di qualche perplessità sulla cessione di Gatto più che di Alex, sì, te lo chiedevano anche, sì, e al di là di queste cose non ci entro, altrimenti si va poi troppo per le lunghe, però mi pare che
già nel mettere tre dietro e quattro a protezione al centrocampo, e poi può diventare un 3-4-1-2, sì, se arriva Bellomo diventa un 3-4-1-2, insomma dipende dall'evoluzione del mercato. Allora, se l'evoluzione del mercato e i risultati dipendono dalla lunghezza del mercato stesso, perché si porta la cosa talmente alle lunghe, perché molti affari sempre si fanno negli ultimi tre giorni, quando tu sarai a Milano. Allora io mi chiedo, perché si è fatto sta cosa dal 4 al 31, si poteva fare dal 26 al 31? Perché si devono fare tutte queste cose ormai da una vita? Perché non si hanno le idee chiare, o perché si fa un braccio di ferro a chi resiste o a chi cede. Ma in questa maniera anche un allenatore poi è costretto, è costretto già di per sé, deve ascoltare, deve essere aziendalista. Per me l'allenatore deve essere aziendalista. A meno che non arriva a Leicester Claudio Ranieri, è aziendalista, però nello stesso tempo c'ha un suo credo. Certo. Però è andato, ma se andava al Chelsea era aziendalista. Si doveva ridimensionare. Devo interrompere, Pasquale, perché il tempo purtroppo è tiranno. Ma è per spiegare bene. Certo, assolutamente. Pregherei di approntare l'altro collegamento, perché vi abbiamo parlato del filo diretto con l'Alessandria, il nostro Peppe Maglio in cabina di regia. Intanto al nostro sito internet tvoggisaranno.it tanti messaggi. Forza Granata dice: mi permetto di essere in totale disaccordo con il dottore Gallo riguardo il mercato di gennaio, perché se una società vuole puntare in alto deve rinforzarsi e basta, a prescindere dalla sessione che sia estiva, invernale, eccetera. Ad esempio, vedasi il mercato del Parma. La verità è che questa proprietà è tutto un bluff, oramai è acclarato, perché non può puntare alla promozione per ovvi motivi, contrariamente a quanto vorrebbe far credere. Ha preso Colantuono proprio per fingere di voler fare un campionato di vertice, ma con il mercato di gennaio sono stati smascherati per l'ultima, spero, volta, perché Salerno non può essere società satellite di nessuno e deve puntare alla Serie A, perciò via da questa proprietà. Prima della replica di Pasquale Gallo, due precisazioni. Il Parma il mercato lo sta facendo, sì, importante a gennaio, ma come ha detto Pasquale, il mercato importante, il Parma, il sottoscritto lo ha detto, lo ha fatto a giugno, luglio e agosto, ed era una, sì, neopromossa, ma era una di quelle che erano inserite nella primissima fascia delle squadre che potevano ambire al vertice. Riguardo invece Colantuono, fatemi capire, però qui bisogna essere equilibrati, la società guarda all'economia, guarda al budget, guarda la cosa, deve fare un bluff pagando 250.000 euro un allenatore, ma lo fai con un altro allenatore un bluff che ha bisogno di rivalutarsi, non vai a buttare 250.000 euro per un bluff. Pasquale. Ma 250, innanzitutto rispondendo al primo amico, io non sono riuscito a trovare il disaccordo fra me e lui, cioè nel senso che sì, è stato molto violento nella seconda parte, però nella prima parte, quando lui dice io non sono, sono in totale disaccordo perché il mercato, se si vuole andare bisogna rafforzarsi, ma noi non siamo in una fase di precampionato dove poi io devo amalgamare il tutto, mentre si fanno questi lavori a gennaio, siamo arrivati a marzo-aprile. Allora, una cosa è fare questo lavoro a luglio e io ho tutto il tempo durante l'anno per fare qualche piccola modifica, ma rivoltare una squadra completamente lo si può fare, ma lo fanno. Ma secondo me è sbagliato, perché il buono viene fatto a luglio. Questa è la mia idea, con tutto il rispetto per quella degli altri. L'ultima cosa che tu invece mi hai chiesto, volevo io chiedere, ma la cifra dei 250 milioni a Colantuono come è venuto fuori, è comprensiva dell'anno prossimo? No, sono 250 mila euro dall'anno prossimo, quest'anno insomma qualcosina in meno per via del... Questo è ufficiale? Sì, insomma, Dicunt, Vox Populi. Dicunt pure che la Juve ruba le partite, quindi allora non va bene. Invece vediamo che cosa si dice ad Alessandria, perché vi abbiamo parlato di questo filo diretto con due giocatori
giocatori che hanno già, sembrerebbe, fatto le valigie dal club piemontese. Parliamo di Thiago Casasola e di Bellomo, che per la verità le valigie eventualmente le sta facendo da Bari, dove si sta allenando da solo, e a parti invertite sembrano in predicato di passare all'Alessandria, si era detto Perico, ma soprattutto Antonio Zito. Le ultimissime da parte della bella e simpatica Mimma Caligaris del quotidiano Il Piccolo. Buonasera Mimma. Buonasera a voi, buona serata. Qui è una situazione in continua evoluzione, come tu giustamente dicevi. Nicola Bellomo non è più qui dal 2 di gennaio, cioè di fatto non è più tornato dopo la pausa. La squadra si è fermata al 23, è rientrata al 2 pomeriggio, ha chiesto al giocatore un permesso di lavorare, per lavorare da solo, proprio per definire la sua posizione di sul mercato, quindi per cambiare sostanzialmente maglia, perché qui era abbastanza chiuso, e quindi lui lo consideriamo in partenza. Chiaramente è indicata la Salernitana come la società più vicina a lui, e il direttore sportivo Cerri, che ha confermato questo, ha detto però che però nell'arco di un paio di giorni si deve definire, altrimenti il giocatore deve ritornare qua. Poi che rientri ancora nella lista degli over, perché voi sapete che c'è una lista di 14 over, mi sembra molto improbabile. Fatto sta che però il giocatore è ancora qui, e lui ha un contratto in essere ed era arrivato qui come ultimo colpo, ultima operazione di mercato, come anche per, diciamo, per la conoscenza che aveva di lui il precedente allenatore, Cristian Stellini, perché erano stati sia compagni di scuola, di squadra, scusate, che Stellini allenatore all'inizio, comunque vice allenatore di Bellomo. Per quanto riguarda Casasola è molto controverso, cioè il giocatore vuole, sembra vuole giocare di più, anche se ha 19 presenze e 3 gol, giocava molto di più con Stellini, gioca meno con Marcolini, con Marcolini la squadra ha vinto, però ha fatto 4 vittorie consecutive oltre alle 2 in Coppa Italia, dove è nei quarti, Thiago ha sempre avuto uno spazio limitato, molto limitato, e chiaramente lui dice di essersi inserito molto bene qui, di amare questa piazza, di avere ambizioni, però chiaramente rivendica spazio, e sua gente in questi giorni ha detto chiaramente ci sono offerte dalla B, e sicuramente la Salernitana è quella in vantaggio, anche perché risulterebbe, ma questo potete confermarlo voi, che sia un obiettivo, adesso sentivo prima che ne parlavate, molto gradito, sollecitato da Colantuono. Una ultimissima, perché siamo in chiusura, le tue sensazioni, perché mi pare che ci sia anche una sorta, non dico di ultimatum, ma così come diceva il direttore Cerri, riguardo Bellomo, così anche sì, per la stessa Salernitana, per il quadro della situazione, qual è la sensazione? Cioè nell'arco di 24 ore e 48 ore si dovrebbe definire, io so che Zito è elemento gradito, però insomma ci sarebbe da smussare qualche angolo con la Salernitana. Sinistro, qui cerco un esterno sinistro, ecco perché dico che Perico secondo me è un pochino più difficile, perché in questo momento è uscito un centrale difensivo che era anche un destro, che è Gozzi, che è andato a Vercelli, e come centrali difensivi e anche come soluzione a destra ce ne sono, mentre a sinistra è urgente, mancava già dal mercato dell'estate un uomo in più a sinistra, mancherebbe ancora di più nell'ipotesi in cui la squadra riuscisse a, cioè, la società riuscisse a cedere Pastore, che è un altro over, è un 94 ma è un over, e quindi sicuramente a sinistra, e le caratteristiche tecniche di Zito sicuramente sono gradite. Mi dicono che negli ultimissime ore della giornata ci sia stata invece qualche difficoltà, non so se per via dell'accordo che ci possa essere tra Zito e la Salernitana per uscire da Salerno, cioè, penso di sì, questione di incentivo all'esodo, Mimma. Una questione di incentivo all'esodo, che ovviamente non spetta l'Alessandria, certo, spetta la Salernitana, certo. Non so come si comporti Lotito in questi casi, qui in alcuni casi l'anno scorso li hanno risolti con degli incentivi all'esodo, però bisogna vedere anche l'entità dell'incentivo all'esodo. Un vocabolo che non rientra nel vocabolario del patron Claudio Lotito. Mimma, mi sa che noi ci dovremmo risentire domani sera per le ultimissime dalla bella capoluogo centro piemontese. Grazie a Mimma Caligaris del Piccolo. Grazie a voi, buona serata. Incentivo all'esodo è una cosa bellissima, mi ricorda Mosè. Per le acque che si aprivano, ovviamente.
No, e per esempio un'altra cosa che io certe volte ho detto sempre, lo capisco che i titoli dei giornali sono importanti, i titoli dei telegiornali, ma questi colpi di mercato, cioè partono i mercati, dice colpo, quattro colpi, ma colpi che significa? Allora, se Bellomo è stato l'ultimo colpo di mercato dell'ultimo giorno da dove era prima, Bari. No, non era Bari, no, credo che era... Foggi, no, era... Ho perso le tracce perché sì. ha cambiato un po' di... Perché dico questo? Perché Bellomo, vi do una piccola primizia, cioè una piccola... come voglio dire, non lo sa nessuno, ma io l'ho visto per primo a Casalvelino con la primavera del Bari contro la Salernitana, perché avevo Siano che giocava nella Salernitana, per me un fuoriclasse, che si scoraggiò. E poi nel Vicenza, era nel Vicenza, nel Vicenza, bene. Allora arriva come ultimo colpo di mercato, poi è il primo colpo ad uscire. Allora è un colpo o non è un colpo? E Bellomo, quando l'ho visto a Casalvelino, avevo 18 anni, io ero innamoratissimo di questo giocatore, perché addirittura ho detto, dopo Cassano, Bellomo potrebbe essere quello che da Bari Vecchia arriva alla Serie A in grande. Poi non hai perso le tracce. Anzi, ne volevo quasi la procura di questo giocatore, non ci riuscii per mille motivi, ma poi dopo probabilmente difetterà in continuità. I mezzi tecnici erano eccezionali. Penso che ci siano stati problemi di continuità. Poi, siamo in chiusura, Pasquale. Per te Bellomo è solo un trequartista? Sì, per me è un trequartista. Per me è essenzialmente un trequartista. Poi può giocare eventualmente. Poi Pirlo da 10 diventò 5. E quindi dipende poi da un allenatore se riesce mettendolo in campo e facendo del... Ecco perché poi dico a gennaio... La domanda che ti faccio in chiusura, proprio la domanda... A gennaio gli esperimenti non si devono fare. Esatto. Ora, la Salernitana di trequartisti ne ha già due, forse anche più di due, però sicuramente due. Rosina, che devi provare a recuperare perché non riuscirai, ci stai provando a dispetto di quelle che sono dichiarazioni di diritto, di darlo altrove, ma non riuscirai a darlo, quindi dovrai provare a recuperarlo, invece di depauperare quello che comunque è un patrimonio. E il giovane Kin. A Kin è stato dato praticamente il foglio di via. È stato detto, insomma, fra le righe, che non rientra più nei cioè, piani. Mi stai dicendo che Bellomo sostituisce... Ecco, no, la domanda Kin è questa. Se tu vai su Bellomo, che è, e sono d'accordo con te, un trequartista di fatto, cioè tu dici Rosina e Bellomo sono ma non, però per fortuna non sono problemi nostri, noi possiamo solo commentare, analizzare, poi saranno problemi dell'allenatore eventualmente succedesse questo, certamente non è neanche una mia veduta in tal senso. Ma se loro ritengono di fare questa scelta, forse può darsi, cioè potrebbe darsi che hanno pensato a Bellomo in un altro ruolo e io non sono divinatorio. Certo. In difesa dico che ci stiamo rinforzando, dice Ivano, sempre al nostro sito, dire che più che bene, per poi completare il roster, un portiere over che fa da spalla ad Adamonis. Buonasera Eugenio e al vecchio Pasquale Gallo, dice Giuseppe, ammiro la vostra dedizione al commentare il calciomercato della Salernitana da luglio a gennaio, stento a trovare un filo logico nella gestione tecnica generale, Colo Antuono foglia di fico che aumenta solo le aspettative, auguri a noi per la salvezza. Poi il Benevento, se prende Radunovic, dicevano, allora retrocede al 100%, certo quanto è avvenuto a Salerno, sono stato il primo a dire che era troppo acerbo, speriamo che vada via Radunovic, che va a fare il portiere a farfalla in Serie A, Benevento. Vabbè, queste i commenti sulle trattative di mercato. Non è una trattativa, ma è una certezza, oltre al libro che è andato in sold out di Pasquale Gallo, è già pronta non solo la ristampa, ma una nuova nuovo lavoro letterario. No, la ristampa è già avvenuta. Con una dedica di Roberto Bettega, che mi ha fatto felice. La ristampa è già avvenuta e quindi già continua. Adesso devo andare a Maratea nel mese di febbraio e poi riprenderò a girare l'Italia. Ma diciamo che in primavera verrà fuori un libro che mi ha impegnato ancora di più, che susciterà anche molte polemiche, però disaccordi o accordi o gente che sarà felice, gente infelice, ma a uno storico, diciamo, io non posso presentarmi come storico, però
tra una autobiografia e la vita vissuta con loro e ciò che ho studiato, diciamo che della storia della Juventus metto insieme tante cose. E questo nuovo libro, che va a completare tutta la storia della dinastia e con tutti i successi di questa società, completo l'arco di tutto il dialogo, di tutto il discorso, e chiarisco tutti i punti di cui si parla ogni giorno nei bar. Ecco, fatta questa premessa, non ti dico il titolo, che è piaciuto molto alla società editrice, non mi dico il nome della società editrice. È di Napoli la società editrice? Penso di no. Ah, ok. Penso di no. È piaciuta molto a quelli che lo hanno letto, e la copertina... Già l'hanno letto, Pasquale? Quelli che l'hanno letto, editori, ghostwriter, eccetera, eccetera, agenti letterari, è piaciuto molto. Spero di dare contributo, ma poi passeremo al calcio italiano in generale e continueremo poi con la medicina e col fatto dei vaccini sì, vaccini no, come se la medicina fosse diventata una filosofia o un'opinione. Va bene? Perfetto. Diciamo che hai i tuoi prossimi 40 anni li hai tutti impegnati. No, ma li tengo impegnati, perché tra la medicina e il sociale c'ho da dire, ma non ce la faccio. C'hai tanto da dire. Non ti dimenticare il prossimo appuntamento con Zona Mista News alle prossime. No, no, allora facciamo sempre. Grazie a Pasquale Gallo, i tanti commenti, grazie a chi ha interagito con noi. Tifoso 40 dice: cari tifosi, non ci intossichiamo, questo passa il convento, prendere o lasciare, senza soldi, al di là di miracoli o senza programmazione non si va da nessuna parte. Credo che un po' questo è il trend, c'è un po' di amarezza per quello che è al momento il mercato della Salernitana. Se posso concludere, posso dire che la Salernitana ha alternato delle fasi eccezionali con delle fasi di stallo, a volte disastrose. Diciamo, dal Minala 96 che ha esaltato Salerno non si può cadere dall'altra sponda. Diciamo che, come l'ho sempre vista io dall'inizio, questa squadra, questa forza, è una squadra che potrebbe puntare ai play-off se veramente fossero capaci di mettere insieme le cose e dare una continuità. Questo certamente dipenderà dall'allenatore, sicuramente. E noi ce l'auguriamo. Grazie a Pasquale Gallo, grazie agli amici da casa. L'appuntamento con Zona Mista News domani sera puntuale alle 20.30, sempre su TV Oggi Salerno, solito, classico, tradizionale, standard. Ciao. In collaborazione con... Visita il nostro sito tvoggisalerno.it e clicca su TV Oggi On Demand.